L'emendamento Guidi serviva solo a evitare che le aziende pagassero le compensazioni ambientali. Se stiamo andando a votare, la responsabilità è solo del governo, che ha insistito nell'eliminare il termine massimo di durata delle concessioni. Non esiste nel nostro ordinamento giuridico nessuna autorizzazione senza un termine, perché questo significa consegnare in proprietà praticamente al privato un bene che è pubblico, e dunque in questo modo si rende difficile il controllo delle operazioni di chiusura dei pozzi. Quindi io invito tutti i cittadini, in particolare quelli militanti del PD, a votare sì, ad andare a votare al referendum e a votare sì. Se vince il sì, il paese rifiorirà con la green economy, con la blue economy, e lasciando ai petrolieri il ruolo, diciamo, di testimoni del secolo scorso che gli spetta. Attenzione alla macchina. La replica del presidente Renzi l'ha convinto oppure no? Perché no, ho votato contro, non mi ha convinto. Io vado a votare il 17 aprile, l'ho detto chiaramente anche qui, e da renziano l'ho detto per linearità di condotta. Ad un'animazione democratica come un referendum si partecipa, punto, e nell'urna si esprime il proprio parere. Io andrò ad esprimerlo. Non l'ho detto perché non voglio condizionare nulla. Vice ministro dello sviluppo economico, andrà a votare il referendum alle trivelle? No. Ma non si potrebbe fare una campagna per sostenere il no invece di non votare al referendum? È un referendum inutile che non ha nessun senso, come è stato molto chiaro dal dibattito di oggi, per cui io non vedo per quale motivo andare a votare. È un referendum che non ha segnale si dà al paese nel momento in cui c'è una disaffezione della politica? Cioè il referendum importante, uno può fare una campagna per il no invece di dire andate al mare. Sull'importanza del referendum avrei qualche perplessità. Il referendum col quorum prevede anche la possibilità di far fallire il quorum. Io francamente penso che non valga la pena. È un referendum che non ha nessun effetto pratico di nessun genere. È stato anche detto quest'oggi che è stato strumentalizzato da qualche parte probabilmente, e quindi io francamente, poiché non produce nessun effetto pratico, non andrò a votare. Ministro, lei va a votare per il referendum? Io mi attengo alle indicazioni del mio partito, come faccio da quando mi sono iscritto. Quindi si astiene anche lei. Lei andrà a votare o no? No, mi asterrò. C'è un referendum e il Partito Democratico potrebbe sostenere legittimamente la posizione del no. Perché svilire questo momento referendario? Non è svilire il momento referendario, esiste un quorum che è stato stabilito dalla nostra Costituzione e dalla legge, e quindi non far andare a buon fine il referendum è un modo come un altro per esprimere un'opinione e quindi anche un voto.